Però, com'è così? Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2 Let's Replay di Psicospettri. Sono davanti alla slot Kai, ma perché? Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Ankorat e salvato tutti quanti gli Yo-Kai pietrificati dalla maledizione. Dovrei andare alla base segreta di Nathaniel, ma prima ho trovato due monete, quindi direi di usarle nella slot. Mi sono girato un pochino San Fantastico e ho trovato due monete, una rossa e una blu. Quindi perché non usarle per cercare qualcosina? Eccola lì, perfetto. Aprono gli yokai. E beh, è comunque l'eosismo. Ok. Non ho mai usato l'eosismo, può essere la volta buona che lo metto in squadra. Però non lo so perché ho reclutato anche Guerriso. E Guerriso non vedo l'ora che si evolva in Risfiamma, ma penso che accadrà vicino endgame perché si evolve al 31 se non erro, quindi ci vuole un po' di tempo prima che arriviamo al 31 e ci arriverò verso la fine del gioco. Per la fine del gioco conto di stare 35-36 con tutti quanti gli yokai. Ma non è proprio andata male con le slottate. Comunque sì, adesso andiamo a casa, alla base, segreta di Nathaniel, e vediamo insomma il da farsi, anche se penso ci sarà molto divertente. A quanto pare Whisper ci sta dicendo che dovremmo convincere Nathaniel con il suo cibo preferito. E come faccio a sapere che cibo gli piace? Dobbiamo solo chiedere a Parsolino. Dovrebbe sapere che cibo piace a tuo nonno, dato che erano così amici. Oh, giusto. Usiamo lo Yokai Watch Model Zero per chiamare Parsolino. Stiamo a vedere. Yokai Watch Model Zero! Coraggio, tocca a noi! Andiamo, Parsolino! Medaglia Yokai attiva! È il momento di convocare! Generoso! Parsolino! Parsi, parsi, parsi! Io non vorrei dire nulla, però questa scena è stata doppiata sia da Patrizia Mottola, che è la doppiatrice storica di Nathan, ma la prima frase l'ha detta un'altra doppiatrice. Perché effettivamente questa scena non c'era in Spiritossi e Polpanime. Quindi è un po' strano. Non potevano semplicemente chiamarla, oh, ci fai sta parte. Tanto in studio ci vai tutti i giorni, no? Però va bene. Ecco, giusto, è giusto tanto per farlo notare. Per quale ragione al mondo mi hai fatto venire qui? Mi stavo chiedendo, sai qual è il cibo preferito di mio nonno? Che? Perché mai vorresti sapere una cosa del genere? Beh, vedi, stavamo considerando l'idea di persuaderlo con un regalo. Un regalo? No, non fate assolutamente niente del genere. Eh? E perché no? Perché lui odia ciò che non è virile. Se gli regalaste del cibo, si arrabbierebbe e direbbe frasi tipo: non mi comprate con un regalo. Cosa? Non ci credo! Quindi lascia perdere l'idea. Se vuoi persuaderlo, lascia fare a noi. Ok, va bene, grazie per avermelo detto. Se è tutto, allora torno a casa. Beh, per il futuro sappi che con il cibo puoi comprarmi e come, e anche con Jibanyan con le barrette di cioccolato. Bene, quindi torniamo nel passato e andiamo alla base segreta. Stiamo arrivando, nonnino. Eccoci qui. Oh, Overnion. Eh sì, Overnion è rimasto qui. Gloria agli eroi conquistatori! Abbiamo salvato Parsolino e tutti gli altri! Voi ci siete davvero riusciti! Zuzuzu! Ci stai davvero creando un sacco di problemi. Beh, non so che voce dare a ste due, quindi cercherò di farla più alta possibile. E come se non bastasse, tu sai chi? Voldemort. Ha fatto un altro di quei fastidiosi orologi. Ah. Voi siete Pina e Gina. Hai detto Pina e Gina? Loro sono quelle che hanno attaccato Relandi e maledetto Parsolino e gli altri? Attenti, sono anche quelle due fanatiche che hanno rubato il tuo Yo-Kai Watch. Hai viaggiato nel tempo per incontrare questo moccioso, incredibile! Ma la tua intrusione finisce qui! Faremo sparire lo Yo-Kai Watch per sempre! Dovevate distruggerlo quando ne avete avuto l'opportunità. Questa boss fight, tra l'altro, è molto importante. Nonché quella che più mi ha fatto dannare la prima volta che giocai a Yo-Kai Watch. Non riuscii a capire come
fare a sconfiggerle, perché accade una cosa molto interessante. Comunque, vediamolo poi. Ma sono abbastanza forte con le Energimax, eh? Quindi attenzione, perché Shibanyan è bello allenato. Ok, Kanon mi ha incantato. Ho guerriso in squadra, ve l'ho già detto. Non so se mettere Leo Sismo, perché è un bellissimo yokai. Mi piacerebbe testarlo. Qualcuno oggi mi sa che si evolve. Polishogun, oddio, mica ho visto l'abilità di Polishogun. L'Energimax, non l'abilità. Però, boh. Tanto varrebbe farla. Mamma mia, ma le sto pestando a sangue. Allora, intanto cerchiamo di mandarne giù una. Che c'è? Vabbè, buona, buona però. Tesoro bella. A sto punto puntiamo lei con Kanon. E accadrà una cosa interessante una volta che una delle due andrà giù. Vediamo un po', appena ci riesco. Ok. Prendiamo anche questa che è l'Energimax. Buoni, ehi, Tatina. Guardate ora che succede. Perfetto, lei è andata giù. Ora Pina tira fuori la pietra del tempo ed io devo colpirla con la spilla per distruggerla. Ecco fatto. A questo punto non dovrebbe più rifarlo. Se lo rifà, siamo tranquilli perché possiamo attaccarla. Sappiamo come fare, quindi non c'è problema. Esatto, il contrattacco di Trispecchio funziona sempre. Oggetti, no, diamo qualcosa di più sostanzioso ai nostri eroi. Se no ci rimane... Oh, cavolo, quello era del buon sushi. Vabbè, sushi a salmone, insomma, voglio dire, se piace. A me sushi al salmone non piace, mi dà... mi prende lo stomaco. Appena le mangio... Se ne mangio un pezzo, ok, ma se ne mangio due, mi prende lo stomaco e mi distrugge. 1466. Medicina potente e ora Kanon si evolverà in B-Kanon. O cambia forma, comunque sia, come più vi piace dirlo. B-Kanon. Guardate un soprannome. Va, vediamo i soprannomi che ci offre il gioco. Come sempre, qua non funziona. Multiba, Liam, Fidoppio, Siamese. Ma Multibao è carino. Tipo Uomo Bao, no? Beh, B-Kanon, oddio, dovrebbe essere buono come yokai, eh? Tra l'altro è un sigillo, quindi è un yokai importante, eh? Allora, Pineggina. Certo che due boss fight una dietro l'altra, perché in teoria Serena mi sembra che... Io l'ho sempre presa per ultimo. Anche se poi non arrivavo mai oltre la maledizione degli yokai durante i miei replay per conto mio. Mi serviva solo ad arrivare in un certo punto, ma l'ho detto anche l'altra volta. Qualche problema, stanchi? Noi abbiamo appena iniziato a sudare. Che succede mia ora? Pensavo le avessimo sconfitte. Cuciniamo le appuntine e mangiamoli in un boccone. Ho fame. Sono streghe loro. In guardia, esseri malefici! Ah! No, Toniel! Pensavi che uno stupido pezzo di legno peperoncina potesse farci male? Su, su, Gina! Almeno possiamo farci una bella risata mentre lo distruggiamo. Con amore, fegato, coraggio e amici, del male saremo i peggiori nemici! Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti! Il mondo è mio amico! Ma anche un manipolo di yokai, che è pure buoni. E voi da dove arrivate? Tu hai fegato, Nathaniel, lo ammetto. Hai davvero la stoffa dell'eroe. E sei imbronciato e testardo come sempre, vedo. Fa niente, possiamo far finta di essere supereroi, forte. È passato un po' dalla mia ultima lotta decente, ci divertiremo. Siamo qui per darti una mano, Nathaniel. Muoviti e lasciati aiutare. Va bene, facciamo a modo vostro. Avete posto ancora per uno? Diamo a queste due streghe una bella lezione! Streghe, eh?
Come hai fatto a diventare così forte? Come osi? Non posso nemmeno muovermi e ho ancora più fame. Nathaniel, ora! Yatta! Steccate, vai! Non è possibile! Al massimo! Ce l'hai fatta, Nathaniel! Ho solo fatto quel che dovevo fare, come Maximus Mask. Esatto. Una bella batosta, avevo una botta secca in testa, ma sulla tempia, che faceva più male e magari ci rimanevano anche, visto che sono piuttosto vecchiarde. Sei stato fantastico, Nathaniel! La nonna aveva ragione riguardo a te. Sì, beh, dovrei lavorare un po' se vuoi essere il mio aiutante. Ti serve un po' di allenamento professionistico da supereroe. Cosa intendi? Forza! Al massimo! Cioè. Cosa? Prima dici forza! E poi al massimo! Non sai niente sull'essere un supereroe? Ma quindi Maximus Mask nei suoi fumetti dice però perché sarebbe quanto strano. Sono la canzone e la posa tipiche di Maximus. Nathaniel si esercita sempre. È davvero imbarazzante, un po' cringe. Ascolta, manganello. Ci eserciteremo giorno e notte finché non imparerai. Esercitarsi? Stai scherzando? Sono in vacanza! Ma devo farlo? Ok. C'è il giochino. Andiamo! Scusami? Al massimo, fai del tuo meglio! Ci sto provando! Al massimo, ottimo! Al massimo, sì, ci sei! Al massimo, ben fatto! Al massimo, bene così! Invincibile eroe! Se non avessi sbagliato quelle due avrei fatto 100% di score. 20, vabbè. È un peccato. Dai, un'ultima forza! Volta! Forza! Al massimo! Però... com'è così? Interessante, eh? Molto... sembra un po' un gestaccio, sembra l'ombrello, però. Mi ha anche sminchiato il colore la camo, ovviamente. Beh, stavolta andava un po' meglio. Direi che possiamo smettere per oggi. Finalmente! Pensavo avrei dovuto esercitarmi nel passato per sempre. Ma è meglio se ti esercito ogni giorno. Ti metterò alla prova la prossima volta. Vostra Altezza, accettate le nostre scuse! Lo Yokai Watch era stato eliminato, ma è ricomparso. Quella cosa riavvicinerà umani e yokai. Sarà un problema. Dobbiamo agire in fretta per liberarcene una volta per tutte. Dan dan dan! Dan 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 dan! Dun, 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 dun. Kokoro, la canzone di Dragon Ball GT. Comunque, abbiamo fatto la conoscenza del villain di questo gioco.
Lei vedremo più avanti, molto più avanti la incontreremo e ovviamente se è il villain capite che... Comunque, fine episodio per oggi. Boss fight molto facile, non so perché sono così forte, non è che ho lottato i livelli, li avete visti, sono sempre gli stessi dell'altra volta, tranne Guerriso che ho dovuto per forza potenziarlo che stava al 13, quindi gli ho dato tutte quante le sfere che ho trovato. E combattendo contro Guerriso ricevete anche delle sfere medie. E prima di reclutarlo, quanti tentativi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate i link dei social che vedete a schermo. Se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.